Banda ultralarga per tutti. E questo è il messaggio che ha risuonato forte al convegno Banda ultralarga con e senza fili, esperienza a confronto del mondo wired e wireless, promosso a Roma da Coalizione del Fixed Wireless Access, che riunisce oltre 60 operatori italiani della filiera della connettività wireless fissa. L'obiettivo è di arrivare nelle aree più impervie e difficili da raggiungere per abilitare connessioni a banda ultralarga anche e soprattutto nelle zone in cui gli operatori tradizionali non hanno investito, come spiega il presidente della coalizione Luca Spada. Nel 2017 stiamo vedendo che potremmo essere agli albori di un nuovo divide, non più digital, ma di velocità, di cosiddetto speed divide, ossia una differenza importante di velocità di accesso rispetto ai cittadini che sono nelle città, che ormai possono, diciamo, fruire di velocità di 30-100 megabit, e invece dei cittadini che sono nei territori, nelle zone suburbane piuttosto che rurali, i cosiddetti cluster CED, che hanno ancora una connettività ADSL inferiore a 10 megabit. In questo contesto noi operatori FWA riusciamo a garantire delle velocità anche in questi territori che arrivano a 30 megabit. Un evento, occasione di confronto tra le aziende e anche per affrontare il tema del 5G. Molti degli operatori della nostra coalizione stanno già investendo e lavorando su questa prossima tecnologia 5G rispetto al 3G e 4G che erano infrastrutture tipicamente solo mobile. 5G invece abbraccia anche la connettività di tipo fisso, che è ovviamente di estremo interesse per portare bande fino a 100 megabit anche nei territori più remoti del paese.